Un minuto con Padre Pio da questo luogo importante e significativo per tutti noi. Siamo accanto alla cella numero uno, con il libro con Padre Pio, come in una fiaba tra sogno e realtà, il libro di Padre Pio Capuano che ha accompagnato un po' di aneddoti e racconti, perché lo stesso Padre Pio Capuano ha messo l'accento su un fatto che è accaduto proprio in questi luoghi, ma crediamo più nel confessionale, con le donne, riporta la storia di un'anziana signora di San Mauro in Pascoli, in provincia di Forlì Cesena. Alloggiava qui dalla signora Anita Canotti, una donna di Rimini che si era trasferita a San Giovanni Rotondo, che ospitava volentieri per qualche giorno coloro che scendevano a San Giovanni Rotondo, in particolar modo dalle parti dove lei aveva vissuto. Quindi era una signora di campagna che non comprendeva neanche una parola in italiano, parlava solo in dialetto. Questo fatto è stato recuperato da padre Pio Capuano dal libro di Don Probo Vaccarini, anche lui romagnolo, che nel libro Anch'io pendolare dal padre ha raccontato tante storie, soprattutto la sua storia personale di padre, di sacerdote, di nonno, una storia bellissima quella di Don Probo. Quel giorno c'era anche Don Probo Vaccarini, infatti, che all'epoca era Probo Vaccarini, e scrive: quella donna gironzolava sempre attorno ad Anita per sentir parlare di Padre Pio e ogni tanto poi sospirava, lo diceva in dialetto, e il Padre Pio Capuano trascrive: io Anita non so parlare in italiano, lui invece parla, scriveva, giargianese, non so proprio come faremo a capirci. Effettivamente diventava proprio un problema, soprattutto per le persone che non riuscivano ad esprimersi in lingua italiana. Qui venivano tanti, tanti contadini, tante persone che non riuscivano, ecco, ad esprimersi in italiano. E tra questi c'era questa anziana signora accompagnata da Anita, che scrive Don Probo, era già esperta in situazioni simili e le rispondeva che si sarebbero intesi bene, anzi molto bene. Infatti la mattina successiva, dopo essersi confessata, la contadina riferì: Anita, Anita, ci siamo intesi in tutto. Chiaramente parlava sempre in dialetto. E quindi cominciò a raccontare che appena inginocchiata al confessionale, invece di pensare ai peccati, diceva tra sé: e adesso che cosa gli dico? Cioè non si esprimeva, non diceva nulla, e Padre Pio attendeva quel momento, attendeva il momento in cui doveva esprimere e doveva presentare a lui tutta quella serie di peccati. A rompere invece il ghiaccio, ovvero l'incanto di tutto, fu la voce di Padre Pio ben chiara, e questo lo ha detto l'anziana signora ad Anita, ed era presente anche Don Probo che ha raccolto questa testimonianza: da quanto non ti confessi? E Padre Pio si è espresso così nella lingua di questa anziana signora, cioè nel dialetto romagnolo, nel dialetto di San Mauro Pascoli, da cui veniva questa anziana contadina. A sentire quelle parole, lei in un primo momento restò sbalordita, ma poi presa da un pensiero che fosse uno scherzo, ebbe quasi l'istinto di guardare se all'interno del confessionale ci fosse effettivamente Padre Pio, quindi spostò un pochino la tenda e con voce quasi stupita si accorse che c'era proprio Padre Pio in carne e ossa, che Padre Pio subito gli disse: ma che fai? Che cosa stai facendo? Sempre in lingua dialettale. Invece di confessarsi, perché non ti confessi? Ancora più sbalordita, l'anziana contadina riprese la posizione di prima, aspettando con calma, ed ecco che risentì la stessa voce, sempre in dialetto, e così fece una confessione regolare. E Padre Pio, al termine, le diede anche l'assoluzione in latino, proprio come faceva il parroco del suo paese a San Mauro.